chi è? Prendilo al volo? Finalmente lo vedo. Oh, è l'originale. È l'originale? Che sensazione ti dà? Ma è pazzesco. Questo vuol dire che ce l'ho fatta. Ma l'hanno detto anche Fabio e Damiano quando sono venuti in cucina. Ma perché dite una cosa del genere? È folle. Tu ce l'hai fatta molto prima. No, dico con questo in mano. È l'anello. Ma se il giorno in cui ti si romperà, che cosa farai? Oppure ti sei già scaricato? Non si è ancora scaricato. È sempre stato questo, vero? Sì, 5 anni. Strano, eh? No, pazzesco, infatti. È stato addirittura citato in un film. Ma dai. Favolacce. Altro film con la bomba, come il tuo. È messo dentro una bomba. Dentro la prima bomba che viene... No, tienilo te. È messo dentro la prima bomba che viene fatta. È un omaggio, omaggio. Senti, Pietro caro, io sono molto felice di incontrarti e sono felicissimo perché appunto sento parlare di te, è come se parlassi con te da anni, esatto. E adesso sono felice di farlo. Io pure, ho la sensazione di conoscerti da parecchi anni, però per me è normale, ti vedo sempre, quindi... Sì, però anche per me è normale perché ti vedo anche io, no, ci siamo visti, sì. Siamo due voyeur. Esatto. Però io non ti avevo mai visto alla regia, però sentivo che stavi arrivando perché abbiamo dei comuni amici che ti vogliono molto bene, che ti stimano molto, che parlano di te a me e si chiamano Fabio e Damiano Innocenzo da tempo. E poi ho visto il film e sono rimasto veramente molto molto colpito e affondato. Grazie. In senso positivo. Intanto ti voglio chiedere una cosa, una delle tante che mi è piaciuta del film, che ho visto già due volte, è questo flash forward fantastico dell'inizio. Era programmato o l'hai... Sì, sì, era già in... In scrittura? Sì, sì, sì. Infatti sarebbe bello anche rivedere la sceneggiatura oggi. Cioè, era già scritto così, che il rumore acusmatico di una macchina... Inizialmente no, nella prima versione c'era la macchina passava. E poi invece da subito, insomma, appena ci ho rimesso mani alla sceneggiatura, ho pensato che forse era bello anche creare, non so, una... Come dire, far vedere quel senso di alienazione, di tensione che non e di inganno che poi ti accompagna per tutto il film attraverso un'immagine proprio. Per cui pensi che passa, invece poi non passa, pensi che Popolizio mette sotto la vecchia, invece gli salva la vita. Quindi mi sembrava giusto trovare subito un'immagine che sintetizzasse un po' lo spirito del film. È interessante che tu lo leggi così, perché io lo leggo invece in chiave comica, cioè sì. A me mi ha fatto subito molto ridere. Però devi avere uno humor un po' strano per ridere. E poi mi ha dato l'idea più che dell'inganno, della frustrazione. Di una cosa che sta per arrivare e non arriva. Che poi è legata al personaggio di Federico. Sì, perché poi, lo diciamo, cioè in questo flash forward è legato a Federico, che è il personaggio che interpreta questo signore nel suo primo film da regista e che è uno dei personaggi più interessanti tra i tanti. E tu invece parli di inganno. Invece secondo me tu hai fatto un film... che in realtà è molto generoso con lo spettatore perché alla fine arriva a dire tantissime cose e i piccoli inganni che tu usi a livello visivo però cioè, non li porti avanti per tutto il film, in questo non sei un sadico, no, assolutamente. Non lo spettatore, anzi, cioè, lo vuoi affrontare. Infatti a me mi rode il culo che non c'ho il parametro della sala, tra virgolette, insomma, sana, perché io mentre scrivo il film, cioè, era un film d'autore, ma non nel senso che vale o che non vale, nel senso che avendolo scritto da solo e poi avendolo fatto da solo, inevitabilmente la visione si è dispersa meno. Se incominci a fare un film, se il soggetto viene scritto tipo in 5, poi la sceneggiatura in altri 5, ovvio che poi la visione si disperde. Talvolta anche migliora, non è detto che... Però io ho sempre pensato appunto a creare però un prodotto audiovisivo che piacesse. E quindi anche quel flash forward di cui parlavi era... Mi serviva da subito a creare, insomma, attenzione e divertimento. Sì, pure a me fa ridere. Cioè, mi sembra proprio una cosa, insomma, che fa... Mi sembra una cosa comica, proprio. E poi mi rendevo euforico quel... Perché tu hai visto molti più film di me, ma io non ho mai visto una cosa simile. Quindi ho detto, forse mi è venuta in mente una cosa che non ha fatto nessuno. Ero troppo eccitato. Beh, allora, guarda, io effettivamente a memoria mia, vabbè, poi adesso mi distraggono anche queste... cioè, appunto, già un critico fa una vita di merda, ma deve essere pure insultato dai poster, non lo so, mentre parla col regista, che anche lo mette in crisi, perché sì, non ricordo effettivamente un momento di taglio al montaggio su un gesto, peraltro appunto
raccontiamolo per chi sta vedendo questa intervista un po' folle, c'è appunto una macchina che sta per arrivare, c'è un campo, diciamo, largo di strada dove immediatamente noi associamo quel rumore al fatto che sta per arrivare, anche perché il rumore è in crescendo, e questo matto al montaggio per 4 volte, 5 volte, fa sentire il rumore che arriva e la macchina che non appare mai. Questo crea una frustrazione nello spettatore, sì, perché e se hai un senso dell'umorismo un po' macabro, come il signore e anche io alla terza ho cominciato a ridere. Sì, alla terza ho cominciato a ridere. Giusto. Non tutti ridono. No, lì già ci sta la prima cernita del pubblico, chi capisce, chi ride là, insomma, è lo spettatore giusto. E quello che non entra mai in campo è uno dei più frustrati del film, si chiama Federico Pavone ed è un assistente universitario di antropologia che fissato con Nietzsche e che avrà un problema. Allora, intanto, ok, per parlare un po' del film, intanto Pietro ti voglio dire perché 90 anni vengono compiuti dalla sinistra radical chic e 30 anni vengono compiuti dai fascisti. Cioè, perché sono 30 anni che sono entrati nella vita del paese i nostri amici fascisti o post-fascisti, come sarebbe più corretto chiamarli, anche se quelli del film non sono troppo post. Sì, infatti sono molto... E perché 30 anni fa... Però me lo sono chiesto, perché 90 anni e 30? Perché ci sono due compleanni. Sì. Ma io in realtà ho pensato che magari... Cioè, la cosa bella è che... cioè il compleanno di nonna Ornella in realtà poi diventa il compleanno dei radical chic, che magari non stanno lì da 90 anni, sarebbero i figli di nonna Ornella, quindi sarebbero quelli che Federico chiama i primi giovani stronzi della storia, e dall'altra parte c'hai sì questi giovani neofascisti per inerzia, perché poi la donna che compie gli anni molto probabilmente neanche lo è. È affascinante quello che tu fai, lo sai? Perché tu a 90 anni dai già una centralità ai vecchi del gruppo Radical Chic, sì, il che è vero, sì, sì. Soprattutto i primi giovani stronzi, che è quella che io chiamo la meglio gioventù, che i giovani, sì, sì, chiamano i boomer, i nati tra il 50 e il 55. Esatto, quelli che ancora oggi... Vabbè, quelli che saranno sempre Castellitto, fino alla fine, perché sono gli eterni, sì, giovani. Sì. C'è uno sfogo di Federico, il personaggio interpretato da Pietro Castellitto, meraviglioso, che non lo so, sembra che l'ho scritto io, sulla timidezza, appunto. Noi siamo timidi, voi siete stati i primi giovani stronzi. E poi ci sono questi, c'è questa famiglia Vismara di destra, fascisti, quantomeno a livello simbolico, no? Di sì, loro rappresentazione iconografica, con queste croci celtiche ovunque, che però sembrano giovani. Sì. Perché? Guarda che a Pietro, scusami, sì, cioè sì, sembrano giovani perché evidentemente il potere sta da un'altra parte. E... magari se questo film l'avessi girato nel 35 ti sarebbero sembrati vecchi, mm-hmm, ma non me l'avrebbero fatto fare un film del genere nel 35, quindi o perlomeno... Io dico sempre che è un film di una famiglia borghese che incontra una famiglia fascista. Forse, se vogliamo, il tono scomodo del film, perlomeno, ma anche nuovo, puro, forse la parola giusta è puro, nel senso che l'ho scrissi a 20 anni, a 22 anni con quel pensiero, l'idea appunto che pur mettendo in scena dei fascisti non facevo un film antifascista ma antiborghese, perché poi la frustrazione che muove il film di quella macchina rossa che non passa è di Federico, è la sua, e io... Nella mia vita non è che le umiliazioni che ho subito, l'assenza di libertà, non l'ho subito onestamente da ambienti di estrema destra, l'ho subito da ambienti che magari avevano una prepotenza molto simile, che però non c'avevano bisogno delle armerie per imporre il loro potere, capito? Questo è molto affascinante, infatti Federico non sa, Federico è convinto che suo padre stia a destra, anche dentro la clinica, e invece qualcuno gli ricorda dice, che sta bravo, a sinistra. Poi mi piace questa cosa. Questa è qua la cola bene. Okay. Ti piace che l'ho beccata? Molto. non ho scritto una cosa casuale dei Predatori. Non hai scritto una cosa casuale dei Predatori, come è giusto che sia, Pietro. E la battuta che stiamo citando è: lui arriva, incontra Bruno, uno dei personaggi che io ho amato di più, sì, soprattutto alla seconda visione, un personaggio splendido.
Lui anche ha a che fare con i simboli. Lui ha inciso una svastica, per esempio, sì, da giovane, interpretato dal grande Cassini. E Federico è il figlio di Pierpaolo, sta andando a trovare il pavone padre e chiede a Bruno: oh, papà, ti ricordi dove sta? Sta a destra, no? Sta a sinistra, gli dice Bruno, lo corregge, ma Federico è convinto che stia a destra. E quindi la frase di lancio è: un film su una famiglia borghese, una famiglia fascista, è molto affascinante, perché lì è il mistero, devi scegliere te chi dei due è tale. Sì, poi, come dire, la famiglia fascista, poi ci sta, sì, ci sta, la famiglia fascista si risolve anche meglio, nel senso che fa un percorso verso la libertà più pieno, più totale. Si leva dal cazzo lo zio. Senti, Pietro, tu hai fatto, là ci hai messo la passione. Sì. Nella famiglia fascista c'è l'amore, c'è l'erezione, c'è l'amore. C'è l'erezione all'interno di un rapporto coniugale, una dolcissima erezione da parte di un maschietto che propone alla sua consorte un'altra scena meravigliosa. Castelletto appunto fa sentire questa erezione alla moglie, che è accoccolata vicino alla coscia del grandissimo Claudio Vismara. E poi tu metti la passione, metti l'amore, quello che non c'è dall'altra parte. Sì, ce n'è, onestamente, cioè sì, c'è nemmeno, c'è decisamente, c'è più, gli voglio proprio bene a Vismara, ad essere onesto, perché sono degli emarginati, è gente che vive, sai, è difficile vivere in un mondo che moralmente è lontanissimo da te. I Pavoni sono intellettualmente iperinseriti, vivono a pennello, stanno benissimo nell'epoca in cui stanno, nonostante abbiano poi le loro frustrazioni, i loro problemi, ma i veri marginati del film sono i Vismara, insomma. Anche dall'altra parte ci sta anche Bruno, ci sta anche qualcosa dall'altra parte, però l'idea è che magari il vero percorso di emancipazione nella famiglia borghese deve ancora iniziare, perché lo porta Vinicio Marchioni, che entra nei fascisti all'inizio e poi alla fine li raggiunge, però finisce. Parliamo un attimo del personaggio di Vinicio Marchioni. Io penso che la truffa sia un personaggio chiave dell'Italia degli ultimi anni. Ce ne sono stati tanti. E quindi, però i registi poco li stanno facendo vedere come l'hai fatto vedere te. Intanto c'ha una paresi facciale all'inizio. E poi mi piace perché è anche un po' malandrino, nel senso che fa un gesto per strada, butta del fumo verso uno che fa footing. Come sei arrivata a disegnare il personaggio del truffatore, che è bello da vedere? È bello. Mi sembrava così, insomma, esemplificativo della... di questo paese, visto che è un film... che io considero molto legato al paese in cui sono cresciuto, alla mia città, anche se poi ho fatto di tutto per confondere. E quindi appunto mi sembrava naturale che un personaggio simile aprisse e chiudesse il film. Poi l'ho vestito in maniera normale, con una camicia normale a righe. C'ha la maglietta anarchica, però, alla fine. Sì. C'ha la maglietta degli anarchici. Sì, alla fine, esatto, un po' da, capito? Proprio uno che sa stare negli ambienti. Fa finta di essere un principe, alla fine, quindi classico, no? Classico ricco, ricchissimo di sinistra. Perché sa che in quell'ambiente bisogna fare così. Io voglio il single su di lui. Sì. Dobbiamo fare lo spin-off. Sì. No, ci sta. E quindi, tipo da cazzone col baffo là. Sì, da cazzone, ma lucidissimo. Sì. E questa ossessione, ma tu ti reputi, tu sei vicino alla comicità, tu sei vicino alla commedia, ti reputi un comico? Sì, io sono un comico, fondamentalmente. Non... E perché hai avuto bisogno dei comici? Hai chiamato i comici, che sono i più grandi attori drammatici di sempre. Di sempre, perché i comici conoscono un'umiliazione. E che è il sentimento
che l'unico sentimento che devi veramente conoscere per recitare bene. Poi puoi non conoscerne altri, però se conosci quello compensi. E è fondamentale quel sentimento lì. I comici lo conoscono benissimo quel sentimento, ci hanno fatto i conti, ci hanno scherzato sopra, lo hanno esorcizzato. Ci hanno sofferto e quindi riesco a trovare un terreno in comune, come dire, c'ho una capacità di comprenderli, anche di chiarirmi con loro in maniera quasi istintiva. Infatti Dario Cassini è sorprendente, c'ha un carisma drammatico che forse neanche lui sapeva avere, non lo so. Giorgio Montanini è magico. Diventa una stella con questo film. No, Giorgio Montanini, ti giuro, è qualcosa di meraviglioso per me questo film. Poi la gente dice, ma non si capisce quando parli. Non è vero. Tutte queste stronzate. Beh, poi è giusto che non si capisca quando parli, esatto. Perché poi è una delle cose che anche io ho amato. Ma la storia la capisci? Che te frega se non hai capito quella battuta? Sì, ma poi è importante che i vismara a un certo punto non si capisca, esatto. Non scandiscano le parole, perché anche io ho amato moltissimo i vismara, mi sono affezionato moltissimo a Claudio Vismara, ma perché appunto hanno questa caratteristica di alzare la voce, no? di arrabbiarsi e di perdere la calma, questa compostezza funerea che hanno i Pavone, e che è la morte, dell'Eros. Totalmente. E infatti è Vismara che ha l'erezione. Ce l'ha lui. E urla anche perché vivono su un terreno precario. Tutto gli può crollare. Non hanno, come dire, il mondo in cui si muovono, tra virgolette, non è il loro. E l'ordine dei valori che governa il mondo è quello dei Pavone. Il cinema. Oh, ma far cinema non è una guardia. Il cinema oggi è il controllo, però. È l'immagine, il controllo della società dello spettacolo. Totalmente. Il cinema, sì. Il cinema, sai, il cinema è una... Il cinema è una forma di espressione, però è quella più legata al mercato, perché devi averci i soldi per farlo. Quindi inevitabilmente è quella che più, senza volerlo, poi mostra i meccanismi del potere. I rapporti di forza. Società. E quello che puoi dire è quello che puoi non dire. Io dico sempre, se il cinema fosse veramente legato al pensiero, tu ci avresti tanti film a favore della guerra. Se nella filosofia, nella musica, c'hai i pazzi che hanno scritto, che hanno dipinto, che hanno detto, che hanno... E il cinema chissà perché poi tutto si incanala verso una direzione. Può essere bellissimo... Forse sarà sempre più bello, ma rischia di essere sempre meno imprevedibile. Molto interessante. E torno sempre, Pietro, sui 90 e i 30. Quelli ci stanno da 90 anni sì. E questi ci stanno da 30. Questi sono più freschi, sono più... Questi non... Ma questo lo diciamo perché nel 94 qualcuno in politica... erano molto clandestini prima, sì. Erano molto clandestini i fascisti, dici? Certo. Ah, sì. O i post-fascisti, per essere più precisi, perché sennò ci denunciano, sì. Quindi è interessante che tu ponga i 30 anni, forse non ci hai pensato, poi no, potrebbe, però a me interessava, come dire, io dico sempre, no, che fare oggi un film antifascista non ha senso nella misura in cui te lo tirano dietro, te ne fanno fare tantissimi. Non avrebbe avuto senso farlo negli anni 20, ma non me l'avrebbero fatto fare. Sì. E quindi i fascisti che metto in scena sono comunque sì degli emarginati, perché sono anche coloratissimi, hanno quella caratteristica animale, no, dell'aposematismo, per cui hanno i pigmenti colorati per far vedere che hanno il veleno. Poi nel corso della genetica perdono il veleno, però gli rimane la pelle colorata, per far credere agli altri di essere ancora velenosi. E quindi spesso sono appunto dei... Spesso si tengono in vita, no? Dei mostri colorati per poi, come dire, imporre un altro tipo di potere. Ripeto, un film antiborghese e non un film antifascista. Molto interessante. Tu hai conosciuto queste persone? Sei in contatto con queste persone? Quali? Io sì. Vismara.
I Vismara, sì, sì. Ma io... Sai, sono cresciuto a... Ma è brutto stroncasse la carriera subito, però... Attenzione che Piero Castellitto si stronca la carriera, vai! No, insomma, Roma è un coacervo di contraddizioni. Poi sono uno che non... Che nelle amicizie è molto... Per curiosità, per attitudine, sono molto poco ideologico. Se una persona mi sta simpatica, riconosco una sincerità profonda, come dire, ci dialogo. E così facendo ho conosciuto gente estrema da una parte e dall'altra, ricchi, poveri, gente di sinistra, gente di destra. E io stesso non mi reputo di sinistra, devo essere onesto, non, così come non mi reputo di destra, cioè non credo che una persona possa essere ridotta dietro un'etichetta politica. Ci sono alcune caratteristiche, tipo, mi hanno sempre affacciato dalla sinistra, tipo, la sinistra storicamente era colei che e poneva il dubbio laddove la destra imponeva la tradizione, era decostruzione la sinistra. Poi nel corso della storia è diventato quasi il contrario, la sinistra è reazionaria e quindi per reazione dico no, allora non sono questa roba qua, preferisco quasi essere tacciato di essere un'altra cosa, ma questa roba qua proprio non lo sono, proprio mi si rivolta qualcosa dentro in una maniera più assoluta. Boh, non so fin quando potrò esprimermi così, però questo sono, insomma. Ok. Pietro inserisce tutti questi attori comici. E il Montanini c'ha una faccia bellissima, ricorda il Buffalo Bill del Silenzio degli Innocenti. E quindi riempie e prende Cassini e li mette lì. E li fa recitare in un modo struggente. Tutti sono bravissimi, e questo è I Predatori, un colpo di scena dopo l'altro. Io però ti voglio chiedere, era tutto così calcolato? Perché il film c'ha un ritmo pazzesco, che guardi, giri? Era tutto così calcolato o hai lasciato qualcosa al momento? Perché sembra molto calcolato il film, sembra molto scritto in modo preciso. Sì, guarda, alla fine il cinema lo devi fare per passaggi, devi essere molto, cioè sono stato molto attento mentre lo scrivevo e però poi non ho mai, insomma, non mi sono mai fatto prendere dalla smania di voler imporre a tutti i costi quello che avevo scritto. Poi devi anche nutrirti delle persone che c'hai intorno e una certa, come dire, tridimensionalità è venuta casualmente. Fammi un esempio concreto. Ma ad esempio, che ti posso dire, tutto il monologo dei di non il monologo, il dialogo di Montanini sugli insetti, quella è una cosa che gli ho sentito dire a lui mentre si era seduto, me l'ha fatta a me. Tu fermo, rifalla uguale, cioè rifacciamola, anche perché poi ho scritto casualmente una cosa sugli insetti nel Borghese, quindi mi piaceva che poi piccoli elementi tornassero da una parte o dall'altra e quindi questo è un esempio proprio concreto. E poi tutta una serie di situazioni, insomma, costantemente, nel senso che faccio, cerco di capire appunto l'anima dell'attore, l'anima, insomma, l'attitudine dell'attore che ho davanti, e cerco di metterlo nelle condizioni migliori per farlo esprimere. Però poi allo stesso tempo, insomma, lo è fondamentale che sia il personaggio a esprimere, che sia... che non... questo ti aiuta molto se prendi anche facce nuove. Se prendi facce nuove ti viene meglio sta cosa. Certo che sì. Cioè, capito? Dice, mazza che lavoro che hai fatto, invece è semplicemente una faccia nuova. E questo gli riesce molto bene, è una lenza, questa è una grande esperienza di cinematografaro che evidentemente assorbe da qualcosa che lo circonda, perché è ragazzino, c'ha meno di 30 anni, però questo è cinema, e infatti questo è Giorgio Montanini, che effettivamente uno dice, ok, quanto ha costruito, che meraviglia, lui dice, no, l'ho preso, sta là, era già costruito, io l'ho filmato, l'ho inserito. Esatto, ci ho anche lavorato con Giorgio, cioè che poi Giorgio recita anche, questo bisogna riconoscerlo, cioè, gli ho dato, cioè, delle coordinate precise,
E, insomma, cercavo di fargli capire il sentimento della scena. E quindi... Certo che recita, per esempio, la scena in ospedale con la madre, che è una delle più belle di tutto il film. Assolutamente. Entrano in 1-5 e rimane lui da solo, là proprio... Cioè, la parti come commedia, l'incastro nella porta, non ha il senso dello spazio, ti senti male, ma io c'ho il fiore, che sembra Elsa Poppin, ma io c'ho il fiore, devo passare prima, perché devi passare prima che c'ha il fiore? Questi si incastrano, come al solito i Vismara sono casinari, quindi si incastrano e tu l'arridi, poi vanno a trovare la mamma, e a quel punto c'è tutto il dramma di Claudio, c'è tutta la vita di Claudio in quella scena. Sì, sì, no, quella scena è bella. Infatti tant'è che io ho fatto 13 totali, non ho girato i primi piani, perché sentivo che c'era una strana elettricità magica che andava coltivata. Poi ti avvicini leggermente. Sì, no, sì, poi mi avvicino alla fine, su di lui rimangono soli lui e la madre. Questa mano, questo Claudio che sta da solo finalmente, che è solo. Sì. Assolutamente. Non deve dimostrare che c'aveva ragione sulla cicoria, cioè che... Sì, sì, non... Esatto, lì che, sì. Che poi lì c'era una delle poche, questo magari, Giorgio, tu dici che la cicoria sta qua e i broccoli sono da là. Questa magari è l'unica volta, una delle pochissime volte in cui tu c'hai ragione. Sì, 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 da maschio quella, cioè, è la mia vita, sì, sì, sì. È la mia vita. Esatto. Cioè, le faccio anch'io, cioè, poi peggiorando, invecchiando. Terribile. Cioè... Quando ho visto quella scena, io faccio ogni... È la mia giornata, esatto. Quella. Lo vedi! In un modo sgradevole, cioè sì, non c'è bisogno. Non vuol dire che siamo finiti, Non c'è proprio bisogno, perché? Lei mi frega, vabbè, mi sono sbagliata. Stiamo male. Capito? Lei che c'ha la ragione 100 volte su 101, dice, vabbè, mi sono sbagliata. Stiamo male. Però è bellissima, ripetiamo, la storia d'amore. Mi ricordi lei come si chiama? Che fa anche... Lei, Giulia Petrini. Sì, ma il personaggio? Il personaggio è Teresa. Teresa che compie gli anni, ti regalo la beretta a Teresa, e Teresa stupenda, che fuma con l'amica, che si fa delle domande, che è paziente, che aspetta Claudio, che lo ama profondamente e lo vede, e guardate che vi emozionerete quando ci sarà il confronto finale, non vi diciamo dove, per non rivelarvi il grande colpo di scena di Castellitto, però c'è un momento struggente tra loro due, dove si dicono delle cose, appunto, che i Pavone, ciao, proprio, e questo fa capire quanto, appunto, c'è più passione lì. Castellì, io ti voglio chiedere, c'è Nando Pavone anche, ricordiamo, che dice una frase molto sorrentiniana all'uomo in più, dice a Federico che è destabilizzante, sì, un poco destabilizzante. E io ti voglio chiedere che cosa... Tu l'hai scritto tanto tempo fa questo film. Sì. Era frutto di che riflessioni politiche e storiche? Me l'hai detto già. Ma il cinema che volevi fare era nuovo? L'obiettivo è sempre quello di fare una scena che non è mai stata fatta prima. Esatto. Chapeau, peraltro, che uno lo voglia fare nel 2020 è ancora più bello e giusto. Però mi dici da che cinema proviene Pietro Castellitto? E guarda... Io ci ho visto un po' di cose in questo film, anche che ho visto negli ultimi anni, però voglio che me lo dica te. E guarda, io il... Ma io volevo anzitutto un film che fosse anche un viaggio bello, che ti rimanesse, che il giorno dopo ci pensi, quindi che fosse proprio cioè, per quanto, come dire, volessi sperimentare e volessi dire le cose che pensavo senza preoccuparmi di dire quello che bisogna dire o di dirlo nel modo in cui il mercato vuole uno lo dica. Quindi prendendo quegli attori piuttosto che girando in quell'altro modo, però allo stesso modo volevo creare un prodotto audiovisivo godibile e quindi conciliare un po' le grandi emozioni con cui sono cresciuto, che sono legate a tutti i film di Robbie Williams, ai film di Spielberg, ai film di Scorsese, ai film della Walt Disney, e poi i film che ho cominciato a vedere quando ero un po' più scafato e c'avevo già un po' più, insomma, le idee un po' più chiare, e quindi tanto cinema danese, film, un certo cinema sudamericano, Woody Allen anche c'è molto.
E il futuro? Il futuro... Oh, mo, allora, intanto c'è un Davide Donatello, che non so se è vero, se è un prop, se l'hai rubato a qualcuno, no, la famiglia. L'ho preso a Procacci. L'hai preso a Procacci? Gliel'ho rotto a Procacci. Ma era un Davide che Procacci aveva vinto per che cosa? Non lo so. Non, c'era, non te lo ricordi infatti, nemmeno. Neanche lui lo sa. Vabbè, mamma mia, come siete snob. No, ah, Procacci quanti c'è a casa? Ma infatti c'era tantissimi, c'era, no, in Fandango c'era tipo 6-7. E quindi gliel'hai preso? Gli ho detto, come serve? Perché cioè, viene usato un Davide per sfondare un salvadanaio bellissimo. Pieno di sordi per andare a comprare una bomba. Sì. Insieme a Favolacci un altro film con le bombe. Perché sì. I giovani registi italiani mettono le bombe? Perché mettono le armi? Sai che è uno dei film, è il film italiano forse con più armi in campo della storia? Eh sì. Ci sono una marea di armi, Pietro. Sì, sì. C'è sta un'arma ogni due minuti. Da fucili. C'è pure l'elenco a un certo punto. Lo zio simpatico fa l'elenco, no? Beretta, calibro. C'abbiamo c'abbiamo Uzi, Koch 17, Lupara, Beretta, AK-47. Poi ci stanno i fucili, poi ci stanno i mitra. Sì, sì, sì. No, no, perché tutte ste armi, Castellì? Cioè, proprio... Ma tu spari? Io non sparo, no, per niente. Ma è stato al poligono? Non è mai stato al poligono, non mi piacciono proprio le armi. Quindi sei Pierpaolo Pavone. Quindi io no, le armi non vengo perché io, c'è un incontro bellissimo. Io tra l'altro ho la cufene, quindi sto attento con le armi che mi si amplifica ancora di più il fischio. Perché pensi che ci stiamo armando? Pensi che ci stiamo armando? Ci stiamo armando in tanti modi, ci stiamo armando. Sicuramente, come dire, poi le armi dimostrano una mancanza di spesso no, di tutele che gli individui più emarginati della società possono percepire. Diciamo che anche i pavoni hanno le loro armi, e che sono più... Insomma, avvocati. Esatto, avvocati, giornalisti, che sono più raffinate, però anche più silenziose e più efficaci spesso. Le armi, sai, a Roma si spara, e come infatti, cioè io ho tantissime storie, sono sempre stato fissato con tanti, senza fare nomi, però gente che è morta, che l'hanno ammazzato, che gli hanno sparato per strada, ragazzetti, anche uno che un po' lo conoscevo, anche un altro il padre di un amico mio, comunque non posso fare nomi, però insomma gente all'improvviso si muore per strada perché ti sparano, perché ti... Cioè sembra la Roma degli anni 70, Pietro? Era la Roma degli anni 2000, sì, sì, no, quella no, del giovane Castellì. Sì, sì, no, non in quel senso, sì, no, è vero. Ammazzalo! Però... Uno immaginava una Roma tutta dei computer, tutta digitale, tutta di sparo, sì, sì, piccolo sì, sì, esatto. Beauty, invece no. E invece qualcosina rimane sempre. Qualcosina ci sta sempre. Si continua a sparare. Ovviamente non è... Come dire... Non, l'obiettivo non era... denunciare questa cosa, era semmai farla vedere e poi creare un disagio. Però sono elementi narrativamente, come dire, fondamentali, perché la maggior parte dei film in cui sono cresciuto sono le armi. Sì, Pietro, ma non dei film italiani? No, no, questo non è vero. Questo mi ha molto scioccato. Sì. Perché, infatti, quando i registi italiani affrontavano le armi, c'era sempre una grandissima difficoltà. Bella, la difficoltà del regista proprio, no? Intellettuale, sì. Quasi morale, sì, sì. Anche proprio epidermica di toccare. Invece tu proprio le metti. No, no, sono ovunque, piovono dal cielo. No, quando ero piccolo fissato, giocavo soft air, cioè facevo. Però onestamente ora non è che. Ah, erano quelli dei matti che si andava a sparare quelle cose che. Una decina di volte ci sono andato, sì, sì. Paintball, quelle cose là. Vinsi anche una volta una gara seria, mi ricordo alle Desalp, andavo con 10 amici, vinsi io. No, mi ero messo su, ho trovato un albero troppo tattico, li ho ammazzati tutti. Uno per... Che poi sai che a paintball tu, c'era la regola lì che tu, visto che fa male quel fucile, se tu stai tipo a 3 metri di distanza da uno, devi dirgli preso, senza sparargli. Ovviamente gli italiani, quello si avvicina, cioè, preso, tutti guardavi, boom, gli sparavi e lo ammazzavi te, capito? Ti arrivavo da dietro, preso, ti giravi, vaffanculo, lo sparavi, invece moriva lui perché a quel punto gli hai fatto il segno. Quindi, cioè, manco eri corretto, quindi. No, no, questa era la regola, nel senso, sì, dopo un banco ero corretto queste cose. Non guarda, Roma, cioè, Roma che va come al solito. Cioè. Certo, i romani ovunque, i romani in crociera. Ci mancherebbe altro. Ecco, alla fine dell'intervista gli abbiamo tirato fuori che spara, come si chiama, il paintball. Il paintball, mi piace molto il paintball, sì. Però non so un fanatico delle armi, non...
Va bene, ok, su questo chiudiamo. Pietro, mi raccomando, devi migliorare i discorsi di ringraziamento. Quello di Venezia non mi è piaciuto, eh. No, Te sei incartato. Te sei incartato, l'infame, le cose. Non, sembrava che non volevi star là, poi non te ne andavi più. Una cosa un po' infantile. Quindi, visto che il Davido vinciamo, okay, ci prepariamo per un discorso più normale. Grazie. Perfetto. Grazie a tutti. Buonasera. Sarà fatto. Pensa invece una delle cose per cui mi hanno fatto più complimenti il discorso. Chi? Innocenzo l'hanno fatto, che pure loro infatti gli sbagliano. No, tanta gente. Chi? L'elenco. Ma dai, te prego. Non si può. Ok, roba grazie mille Pietro, grazie, complimenti Frank. Ancora, grandissimo film. Grande. E mi raccomando, non molliamo. Assolutamente no, guarda, finché me li faranno fare come voglio, magari, non, magari saranno meno riusciti, però saranno sempre sinceri. Ok, buona fortuna per Totti, non sarà facile. Non sarà facile, no, ma manco 2 settimane. Te che parli come Totti, ci avrò gli incubi. Come parli come Totti? Faccia Totti un attimo. Penso che mi denunciano. Poi te lo si parla, poco di parla. Poi c'era, eh. Grazie, non ci possiamo toccare, ti abbraccerei. Facciamo il pugno, dai. Facciamo il pugno. Grazie. Grazie. Grazie, Castellino. Ma grazie a te davvero. Complimenti. Testino.